Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi saliremo nel Piemonte per preparare i cosiddetti torcetti al burro. La ricetta di oggi in realtà è una ricetta un po' più lenta perché richiede la lievitazione dell'impasto, ma in seguito prepareremo una versione un po' più veloce e molto più friabile. Gli ingredienti sono 250 g di farina 00, 100 g di burro tagliato a pezzi, 70 g di zucchero semolato. Se volete una versione meno dolce potete ridurre lo zucchero a 50 g. 120 ml circa di acqua tiepida, un pizzico di sale, 5 g di lievito di birra fresco e per decorare useremo dello zucchero di canna. Facciamo sciogliere il lievito di birra nell'acqua. Intanto uniamo gli ingredienti secchi, quindi farina, zucchero e un pizzico di sale. Mescoliamo bene. Integriamo un po' alla volta l'acqua nella quale abbiamo fatto sciogliere il lievito alla farina ed iniziamo ad impastare. L'impasto dovrà risultare molto elastico. La quantità di acqua indicata in precedenza è stata sufficiente per poter amalgamare bene gli ingredienti. Se vi rendete conto invece che avete bisogno ancora di un po' d'acqua, aggiungetela tranquillamente, sempre acqua tiepida. Adesso concludiamo la lavorazione su un piano da lavoro precedentemente infarinato. Dopo aver lavorato bene il composto, lo posizioniamo in una ciotola infarinata, copriamo con un foglio di pellicola trasparente e facciamo lievitare per 1 ora e 30 a 2 ore, in un posto ben caldo. Potete coprirlo anche oltre alla pellicola, potete coprirlo anche con un plaid, una coperta di lana, quello che avete a disposizione. Dopo circa 2 ore riprendiamo l'impasto lievitato. Adesso aggiungiamo un po' alla volta il burro a temperatura ambiente. Abbiamo lavorato accuratamente l'impasto facendo assorbire bene il burro. Adesso copriamo nuovamente con la pellicola trasparente e facciamo riposare e lievitare in un posto ben caldo. Trascorso il tempo della seconda lievitazione, riprendiamo il composto e lo mettiamo in frigorifero per almeno 30 minuti prima di poterlo lavorare. Riprendiamo il composto dal frigorifero e diamo forma ai nostri biscotti. Stendiamo un po' di farina sul piano da lavoro. Guardate come è bella liscia. Tagliamo dei piccoli pezzi. Formiamo dei cordoncini. Aiutatevi con un po' di farina sul piano da lavoro. Dopo aver allungato il cordoncino, tagliamo dei bastoncini di circa 10 cm. In questo caso non usiamo più farina perché l'impasto dovrà essere leggermente umido e quindi in modo da poter far attaccare lo zucchero di canna. Pieghiamo e sovrapponiamo le due punte. Immergiamo nello zucchero di canna e mettiamo su una leccarda rivestita con carta da forno.
Dopo aver disposto i biscotti su una leccarda rivestita con carta da forno, andremo ad infornare a 190 gradi per circa 10 minuti, o comunque il tempo necessario che i biscotti raggiungano un colore dorato.